Interventi rapidi per trovare una soluzione definitiva al problema, mentre la città è preoccupata e varie zone di Salerno lamentano la presenza infestante di blatte e topi. Il caldo sta facendo tornare d'attualità un problema sentito soprattutto nella zona orientale e su vari tratti del lungomare. Io ho sentito in zona che ci sono molte richieste da parte dei commercianti per quanto riguarda questa disinfestazione delle blatte. Penso che nei locali pubblici, aperti al pubblico, tipo i bar e i ristoranti, è un'emergenza molto molto sentita. Quindi più presto è possibile fare una disinfestazione, meglio è. Quindi diciamo l'invito a quello al comune che deve intervenire al più presto. Ma quanto più presto possibile, anche perché qui in questa zona ci sono molti turisti e non è bello vedere un qualcosa del genere. Io abito nel centro storico di fronte alla chiesa di San Giorgio, quindi avrei tutto l'interesse a vedere se questa cosa è vera o no. Non esiste proprio. Io abito nel quartiere Torrione e vedo un degrado assoluto. Soprattutto sul lungomare a fianco all'ostello della gioventù. Io adoro questa città, però quando devo constatare questo stato di fatto sembra che viviamo in due città parallele. Diciamo anche con un'attenzione maggiore alla città che non va in vetrina soprattutto durante la stagione estiva o magari durante le luci d'artista. Esatto, ma soprattutto dobbiamo tenere presente che è incoerente che ci siano veramente due Salerno. Il comune dal canto suo ha avviato le prime opere di bonifica, anche se l'intento è mettere in campo tutte le iniziative di concerto con l'ASL. Ai nostri microfoni l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno traccia la rotta. Siamo riusciti per quanto ci riguarda a dare un colpo abbastanza secco ai tombini, perché anche questo era un problema che riguardava noi e siamo intervenuti laddove possibile e continueremo sotto questo punto di vista con l'opera di sanificazione che ci riguarda direttamente. Nel frattempo siamo in contatti con il commissario dell'ASR, che è evidente insomma che c'è un problema di piuttosto che di interventi, problema di gestione del rapporto con gli interventi.